Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, rieccoci con un nuovo video. Video dei prodotti finiti del mese di aprile. Lo faccio con qualche giorno in anticipo perché spero che mi vediate abbastanza lontana. Lo faccio con qualche giorno di anticipo perché tanto i prodotti sono tanti e sia per la casa sia per il beauty e quindi vabbè, poi in 3 giorni non avrei finito praticamente nient'altro. Quindi partiamo subito. Allora, farò 2 video separati, uno per le cose di casa e uno per le cose beauty, perché sennò è inutile. Allora, partiamo dalle cose beauty. Allora, terminate queste salviettine per bambini della Bebelino sarebbe tipo. 80 salviettine umidificate, dermatologicamente testate. E basta, praticamente. Sono queste qua. Sapete che a me piacciono tantissimo le salviettine, quelle proprio per i bambini, perché sono più spesse e sono più morbide, cioè sembra proprio un panno bagnato avvolgente, ecco. Invece quelle più tipo del Conad o quelle dell'Estée Lauder, così di sottomarca, non mi piacciono moltissimo perché nelle zone intime poi magari possono bruciare un pochino visto che c'è l'alcol. Io le salviettine umidificate le prediligo senza alcol. Però queste sono buone, sinceramente le aveva prese mia mamma, non so dove. Poi terminate due confezioni di veline, una della linea Smart di Esselunga, queste qua sono 150 pezzi a due veli, sono delle veline normali, ecco, io mi ci soffio il naso magari quando sono a letto, così che invece di prendere i pacchetti di fazzoletti prendo queste, sono molto più utili, cioè sono molto più convenienti e anche comode. E poi queste del marchio Penny, queste qua. Queste invece sono sempre 150 a due veli. Sono, cioè, vabbè, non mi sto a dilungare tanto perché comunque sono delle salviette, cioè, scusatemi, delle veline tranquille, ecco. Non mi hanno dato nessun tipo di problema. Ecco, forse l'unica pecca è che due veli è un po' poco, ecco, per soffiarsi il naso. Scusate, ma ho appena finito di mangiare e c'è ancora la pasta sullo stomaco. Poi, terminate 3 pacchetti di. No, scusatemi. Terminato un altro pacchetto di salviettine umidificate. Queste invece sono di Conad e sono a 72 pezzi. Sono 72 pezzi. Salviettine multiuso detergenti rinfrescanti. Ecco, queste qui rispetto a quelle baby non mi sono piaciute e queste qua di Conad in particolare non mi piacciono perché sono imbevute tantissimo. Hanno un tessuto, sembra quasi sintetico. E bruciano da morire. Se voi avete magari un taglietto minimo, bruciano da morire. Infatti, queste qui io dico sempre a mia mamma di non comprarle, però giustamente lei le compra perché costano poco. Anzi, lei pensa che queste qui non siano neanche necessarie in casa. A me invece necessitano, cioè, no, a me necessitano, non si dice. Comunque, per me invece sono necessarie, ecco, almeno per quanto riguarda la parte intima. Poi, terminate 3 confezioni di assorbenti. Questi qua di Esselunga, assorbenti notte anatomici. Questi qua. Mia mamma, sono 14 assorbenti e mia mamma questi qua ne prendeva un sacco perché sono belli cicciotti, belli grossi e teneva tutto lì dentro. A me, sapete che piacciono quelli sottili con le ali, sia da giorno che da notte. Poi, terminate 2 confezioni di quelli di Licia. Uno con le ali, il Day Comfort, questo qua. E buonissimi. E anche questo senza ali, erano degli assorbenti abbastanza ottimi, diciamo. Cioè, ottimi. E infatti i miei preferiti sono i Licia, i Nuvenia e gli altri, quelli soliti, che non mi viene in mente adesso, i Lines. Anche se ultimamente i Lines non è che mi piacciono tanto, però i Nuvenia sono stratosferici, ragazzi, cioè provateli. Poi, allora, aspettate, uno,
3, 4, basta. Basta, ok. 4, non mi viene in mente la parola. Oddio, 4 colluttori. Quella mini taglia piccolina di Listerine l'ho terminata il mese scorso. Con quello sono 5 che avevamo aperti tutti contemporaneamente nell'armadietto. Io, visto che sto facendo un po' di pulizia, decluttering e anche smaltimento, ho detto basta. Allora, iniziamo. Parodontax, colluttore quotidiano original, questo qua. Sono 500 ml e è stato un buon colluttorio. Ecco, quelli che vi mostro adesso sono praticamente stati tutti dei buoni colluttori. Non mi ricordo la differenza tra uno e l'altro. Poi, il Gum Orto per una superiore protezione delle gengive e prevenzione delle carie, della carie. Questi invece erano 300 ml. Poi, un altro Gum... Sunstar Paroex, azione specifica. Questi erano sempre 300 ml. E questo invece è il Dentosan, colluttore trattamento mese, igienizzante antiplacca senza alcol. Questo qua. Questi sono tutti colluttori che ha preso mia mamma a mio fratello quando aveva l'apparecchio, perché giustamente quando hai l'apparecchio devi tenere un attimo più sotto controllo i tuoi denti, anche l'apparecchio stesso, e quindi giustamente gli aveva preso tutti questi colluttori per questo. Adesso che l'ha tolto, giustamente sono rimasti lì. E io ho detto, invece di andare a comprarne un altro... che sia fatto per me, cioè nel senso finisco prima questi, tanto comunque sono dei colluttori normalissimi, e poi vedremo. Infatti li ho terminati e sono stra felice, perché ragazzi avevamo l'armadietto del bagno pieno di roba, e ce l'abbiamo tuttora, pieno pieno zeppo di roba, che poi uno dice vabbè non lo butto, perché vabbè, cioè... Allora io ho detto senti, cioè, facciamo una bella cosa, finiamo. Poi, allora, 1, 2, ho terminato due shampoo, allora uno che è il Pantene Pro Vitra in uno shampoo balsamo e trattamento, volume all'istante senza appesantire, per capelli fini senza corpo, questo qua, sono 360 ml di prodotto, buonissimi, i Pantene ragazze sono... buonissimi, una profumazione di tipo frutti di bosco, non ve la c'è, vabbè poi il Pantene è comunque un prodotto commerciale che una, cioè, compra praticamente la maggior parte delle persone qua sul mondo, sulla terra, e no, ottimo, ottimo, ottimo prodotto, e poi certe volte appunto fanno queste confezioni enormi da 360 ml che vi durano praticamente una vita, perché ne basta una noce. Una nocina piccolina di questo shampoo e vi fa una schiuma pazzesca. Io questo qua lo utilizzavo sulle lunghezze, visto che comunque le lunghezze sono molto sfibrate, molto fini e molto, diciamo, secche per via del colore che avevo fatto l'anno scorso, e quindi io questo qui lo utilizzo sulle lunghezze, sulla cute utilizzo lo shampoo per capelli grassi. Poi ho terminato questo sempre shampoo di Vrochet. Però questo qui è senza schiuma e senza solfati, per tutti i tipi di capelli, ed è un ecotubo da 200 ml, questo qua. Allora, praticamente questo qui io l'avevo preso dai Vrochet l'anno scorso dopo le vacanze a Lanzarote, perché avevo la cute che proprio mi si scuoiava. Cioè, prima mi si scuoiava, poi ha iniziato a formarsi le croste e usciva sangue. Ho detto, ehi, che cavolo è? Allora, insomma... ho chiesto, ho detto magari, e mi hanno dato questo. Io l'ho provato sulla cute, però io avendo una cute comunque grassa, questo qui praticamente me l'andava ancora di più ad ingrassare. Allora io comunque ho usato uno shampoo sempre per la mia cute grassa normale, e questo qui infatti poi mi è andato a posto il problema e sono stata, cioè, bene. Questo qui poi l'ho utilizzato sempre sulle lunghezze. Poi io
Gli shampoo senza schiuma, ragazze, non è che vado pazza. Infatti, questo qui lo avevo proprio, lo utilizzavo proprio per le lunghezze, come praticamente il Pantene. E niente, non mi è, cioè, nel senso, non lo ricomprerei perché, ragazze, ve l'ho detto, non lo so. Non è che dico, oh, che prodotto miracoloso. No. Era anche senza siliconi. E niente, basta. Poi, allora. Terminato questo deodorante Enfasil Uomo Derma 48 Hours Fresh, questo qua, da 150 ml, un deodorante normalissimo da uomo. Io l'avevo spruzzato nell'ultimo periodo nell'ambiente perché il mio cane era praticamente in calore e abbiamo detto, vabbè, proviamo a spruzzare il deodorante e più o meno si era calmato, però vabbè, non lo facciamo sempre, ecco. Cioè, non utilizziamo i deodoranti come profumatori per ambienti. E poi, allora, adesso qua c'è un casino. Un attimo. Uno, due, tre. Allora, quattro addirittura. Allora, quattro creme. Una a piedi e tre mani. Cioè, ragazzi, sono al settimo cielo. Allora, terminata questa crema a piedi, sempre di Brochet, alla lavanda. 30 ml, questa qua. Una crema a piedi, ragazza. A me la lavanda non mi fa impazzire. Cioè, non mi piace per niente, assolutamente, come profumazione. Preferisco una profumazione, ecco, appunto, neutra. Ma la lavanda proprio non ce la faccio. Non riesco a concepirla. Quindi, vabbè, ottima crema. Qua ce ne sarebbe ancora, però basta. Ce l'ho fuori dagli occhi da 8.000 mesi che la sto utilizzando. Basta. Poi terminate tre creme mani. Questa qui sempre di Brochet. Prendiamo tanto dai Brochet. Sempre di Brochet al cocco. Queste qui sono le cremine, quelle che mettono davanti alla cassa che costano 3 euro, 2 euro, non so. Buona, buona. Vabbè, la profumazione di cocco sì, c'era. Buona, però ecco, è una crema che secondo me è un pochino commerciale, non lo so, era un po' siliconica secondo me. Sempre 30 ml di prodotto. Queste sono cremine da tenere in borsa per quando magari si viaggia in giornata, te la metti così. Però ecco, non fanno praticamente niente. E terminata questa crema qui di Roger and Gallet Paris, ho controllato su internet ed esiste questo sito. Andate a vedere se volete. Ci sono varie profumazioni, solo che praticamente una di queste cremine da 30 ml costa 8 euro e passa. Non so io in che situazione l'abbia comprata mia mamma, se gliel'hanno regalata o se l'ha trovata in un cofanetto, non me lo ricordo. Però non ne vale praticamente la pena. Sì, l'ho provata, buona, nel senso è una crema che comunque. Sì, ce n'era ancora, ma fa niente. Cioè, è una crema buona, si assorbe assolutamente subito, però, cioè, nel senso, 8 euro per 30 ml di crema, dove magari una persona la mette più volte al giorno e tutto, io sinceramente anche no. Cioè, un conto è se io la crema mani me la faccio durare un tubetto così un anno, 8 euro magari possono essere anche ben spesi, ma se una persona un tubetto del genere lo fa fuori magari in 3 settimane, cioè, non ha senso. Comprarlo. Questo qui era alla rosa, idratante, qua dice poi, vabbè. Questo qui era alla rosa. Poi, terminata questa crema mani di Lush Charity Pot ed era questa qua. Ah, 45 grammi di crema terminata totalmente. E questa è l'avevo comprata per mia mamma da Lush, non mi ricordo quanto l'avessi pagata, tanto comunque, sempre tanto le creme. Quando vai da Lush comunque devi metterti in testa che spenderai sempre un botto di soldi. E no, questa qua molto molto buona, molto molto nutriente, infatti ne bastava proprio una goccia
e non faceva scia bianca, cosa ottima. Infatti questa qui la utilizzavo di sera, prima di andare a dormire, era l'ultima cosa che facevo prima di andare a dormire, mettere la crema. Me la tenevo bene su tutta la notte e la mattina dopo avevo le mani vellutate. Soprattutto quando c'è stato il periodo che io, di solito il periodo che va da fine dicembre a inizio febbraio, ho le mani che non sono screpolate, cioè sono tagliate, mi esce il sangue proprio. La mettevo su, mi bruciava talmente tanto, avevo le mani screpolate, però era ottima. Non la ricomprerò perché, ragazzi, adesso abbiamo una marea di creme da terminare ancora. E questo qua, questo pottino qui lo utilizzerò per metterci dentro tutti i campioncini di crema dell'erbolario di Lodi che ci aveva dato una collega di mia mamma praticamente tanto tanto tempo fa. Sono un bel po' di campioncini, quindi ho detto invece di stare a utilizzare un campioncino alla volta, tanto sono tutti dello stesso tipo, li metto qua dentro. E basta. Buona, ma vabbè. Niente di che, nel senso, io poi le creme a mani, ragazzi, le metto solo il periodo che va da metà dicembre a metà febbraio, basta. Questo è il mio mettere la crema a mani. Poi ho terminato un bel po' di campioncini, perché io ve l'ho detto, ho voluto un attimo far fuori un po' di roba. Perché abbiamo, cioè nel senso, io i campioncini, ragazze, avevo in mente di utilizzarli quando andavo tipo in vacanza o in viaggio, anche solo 2 notti in via, però dopo mi dimenticavo, insomma, abbiamo accumulato un sacco di campioncini. Ho detto: senti, fa culo, e lo so, non si possono dire le parolacce, non mi sgridate, vi prego. Allora, vabbè, insomma, ho terminato 2 campioncini di Vichy Mineral 89, il booster quotidiano fortificante e rimpolpante, stavo traducendo questo qua. Niente di che, ragazze, non mi è piaciuto perché, ecco, io preferisco una bella crema bella idratante, ecco, sulla faccia, anche se ho il viso con una pelle, cioè anche se ho la pelle grassa, io preferisco le creme. Questo era un tipo un liquidino geloso, non mi è piaciuto moltissimo, ecco, devo essere sincera, e non lo comprerei in full size. Poi, terminata invece questa crema di Vichy Neo Vadiol Rose Platinum, questa invece mi è piaciuta veramente un sacco. Mi lasciava, allora, tutte queste qua mi lasciavano la pelle liscia. Questa è l'unica cosa che ho riscontrato su tutte quelle che ho provato di campioncini. Altre sensazioni non ne ho riscontrate. Poi questa qua di Shiseido, la Vital Perfection, anche questa ottima 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 crema. Con queste creme io ci facevo 4 anche 5 applicazioni, eh. Le mettevo la mattina e la sera, la mattina e la sera. Infatti c'è, cioè, anche come campioncini andava bene lo stesso. Poi Bioterm Life Plankton Elixir Fundamental Regeneration Treatment, questo qua. Anche questo di Bioterm non mi è piaciuto particolarmente. Poi 2 campioncini di Vrochet, un siero Anti-Age Global, questo qua. E questa invece è una crema giorno, un siero giorno qua dice forse. Trattamento rimpolpante giorno, questo qua. Ve l'ho detto, mi hanno lasciato tutta la pelle molto liscia, però altre cose particolari non ne ho riscontrate, ecco. Non andrei a comprare un prodotto in particolare, anche perché i 2 prodotti che mi piacciono di più costano un botto, quindi Vichy e Shiseido. Ho visto un po' i prezzi e veramente costano tantissimo, quindi anche no. Poi, ultime 2 cose, ma non sono finite, sono da buttare. Questa spugnetta che utilizzavo per truccarmi, praticamente mettere correttore e fondotinta, solo che adesso l'avevo comprata nel 2016 e
quindi poi l'ho utilizzata, secondo me, l'anno scorso o da 2 anni che la utilizzo. Insomma, vabbè, tutta rotta e vabbè, visto che ho tante altre spugnette nuove, ho detto, ma sì, dai, facciamo un po' di cambi. E poi butto questo smalto della Scholl, che praticamente è arrivato a questa, diciamo, quantità. L'ho provato a mettere 2-3 volte, ma non mi piace come resta sulle unghie. E quindi ho detto, visto che è praticamente meno di metà, è vecchio e non mi piace, lo posso anche buttare. Sapete che io odio buttare le cose così a cavolo, però, cioè, quando uno prova le cose e dice no, anche no, basta, direi. Insomma, ragazzi, questo è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!